Benvenuti ad una nuova puntata di Ciociaria Land of Emotion. Ci troviamo a Veroli, antica cittadina ernica. Precisamente visiteremo oggi il rione medievale di Santa Croce, uno dei borghi più belli che la città conserva. Come ho detto, si trova nella parte meridionale del centro storico di Veroli e la porta alle mie spalle, Porta Santa Croce, permette l'accesso al rione stesso. Questa porta ha conservato perfettamente la struttura medievale. Vediamo che è realizzata in conci calcarei, la tecnica costruttiva la fa risalire ad un arco di tempo che va tra il XII e il XIII secolo, quando effettivamente la città di Veroli si è espansa verso sud e sono state, diciamo, prolungate le mura di cinta verso questa parte della città. Si presenta con un arco a tutto sesto, al di sopra del quale ci sono resti di murature che ci fanno supporre la presenza di un corpo di guardia che permetteva il controllo della Valle del Sacco, sostanzialmente, da questa parte meridionale del centro di Veroli. Infatti ancora rimane in questo paramento murario superstite una finestrella e all'interno è un ballatoio. Appunto su cui era l'altro ambiente da cui le guardie difendevano la città di Veroli. All'esterno la porta presenta due rinforzi a scarpa fatti sicuramente successivamente per garantire la maggiore stabilità della struttura. La porta prospetta su Piazza Atina, una piazza storica dedicata alla città di Atina, una delle tre confederate con Veroli da epoca immemorabile. Inoltre, proprio immediatamente all'esterno di Porta Santa Croce si trova la chiesa che dà il nome al rione, la chiesa di Santa Croce, appunto, che visiteremo tra poco. E di fronte alla porta oggi è un palazzo che occupa il sito di quello che in epoca medievale, era l'ospizio dei pellegrini. L'ospedale dei pellegrini, cioè quella struttura che accoglieva i pellegrini che venivano a Veroli e che raggiungevano la città da sud. E a questo proposito mi fa piacere ricordare che questa porta e la chiesa di Santa Croce sono stati rappresentati in maniera molto stilizzata nel ciclo di affreschi che decorano la cripta della cattedrale di Anagni, la cosiddetta Cappella Sistina del Medioevo, la cripta di San Magno. Infatti, nella cronaca della vita di San Magno si ricorda come le reliquie del santo, durante le invasioni dei Saraceni nel IX secolo d.C., furono traslate a Veroli e conservate nella cattedrale di Sant'Andrea, provenienti, le reliquie provenivano da Fondi. A Veroli, poi, da Veroli, queste reliquie furono riacquistate dagli Anagnini e trasportate proprio nel IX secolo ad Anagni. Lì riposano da quell'epoca. Quindi negli affreschi sono rappresentati il popolo ed il vescovo della città che accolgono gli Anagnini proprio davanti a questa porta. A loro consegnano le reliquie del santo che aveva evangelizzato la città di Anagni nel III secolo d.C. Entrando dalla porta Santa Croce ci troviamo subito all'interno del rione Santa Croce e ci si presenta davanti l'imponente mole del medievale Palazzo Quiñones. Thank you.
palazzo prende il nome da un ospite illustre che vi ha risieduto nella prima metà del XVI secolo, il cardinale Francisco Quiñones, eletto prefetto della città di Veroli nel 1535. Il cardinale scelse la sua residenza nel borgo di Santa Croce e riadattò a sua residenza degli edifici precedenti, risalenti probabilmente al XII-XIII secolo. Infatti Palazzo Quiñones è costituito da due corpi uniti da un archetto a sesto ribassato. Immediatamente all'interno della porta si può ammirare uno dei due corpi che si presenta con un bellissimo arco a sesto acuto, una bifora molto elaborata e nel paramento murario due feritoie in forma di giglio e in forma di croce. La struttura è molto compatta, ci fa pensare quasi ad un palazzo fortezza, e l'altro corpo invece del palazzo è costituito, diciamo, dalla parte in cui era l'ingresso monumentale alla struttura stessa, con un bellissimo arco a sesto acuto molto più grande che inquadra un cortile interno ed oggi una scalinata che porta alle strutture sovrastanti. Il cardinale Quiñones scelse di risiedere nel borgo Santa Croce e fu proprio lui ad elevare a parrocchia la chiesa di Santa Croce, nonché a curare un riordino degli statuti verolani. Ma chissà che ancora oggi non riusciamo, nella passeggiata attraverso i vicoli di questo splendido rione, ad incontrare qualche maestro artigiano. Io ci provo, seguitemi. Sentite questi battiti? Forse il nostro amico artigiano è nella sua bottega. Forse siamo stati fortunati. Proviamo a bussare. Ciao Franco, scusa se ti disturbiamo. Niente, niente, niente. Franco Passeri lo conosciamo oggi come artista, ma lui ha iniziato da apprendista artigiano, sì, con il papà. Io ho iniziato qua dentro da ragazzino, da 6 anni, 5 anni, sempre qua dentro, a girare la forgia. Vedevo papà lavorare, ho imparato anch'io, insomma, quindi ho iniziato. Il primo lavoretto che ho fatto era mio sorello, era, che c'avevo 6 anni, e poi... Che cos'è un sorello, Franco? Sorello da noi era quello che stava dentro la conca per bere. Allora si prendeva l'acqua dentro la conca col sorello e si beveva. Quindi era un mestolo, qui quindi ci manca il manico. Qua, sì, qui manca il manico, devo finire di batterlo e poi metto il manico di ferro. Allora, questa era la bottega dove papà ha lavorato dall'età di 11 anni fino a 91 anni. 3 mesi prima di morire papà stava a lavorare qua dentro. Ma prima di papà qua dentro ci lavorava lo zio,
quindi papà aveva iniziato con lo zio, a 11 anni ha iniziato e era diventato un artista, insomma. In provincia di Frosinone lo conoscevano tutti, lo conoscevano per le conche, i caldai, con rame faceva qualsiasi cosa, insomma. E io, guardando lui, ho iniziato anch'io a fare qualcosa, però poi, visto che se vendeva poca roba, insomma, ho iniziato a fare i quadri, questi che si vedono qui. Tutto questo che si vede qua dentro, questo è tutto ciò che faccio io, insomma, adesso. Franco, noi siamo curiosi di sapere com'era la vita di bottega. La vita di bottega era che papà la mattina si alzava alle 7:30, alle 7:30 veniva qua dentro a lavorare. Quando io non andavo a scuola, stavo sempre qui vicino a girare la forgia, perché la forgia era la cosa più importante, insomma, perché il rame si mette sul fuoco e si lavora, si mette sul fuoco e si lavora, quindi c'era bisogno tutto il giorno di girare la forgia. E così ho imparato, guardando papà, ho imparato anch'io a fare dei piccoli lavoretti, insomma. Questa era la vita che si svolgeva qua dentro. Papà stava dalle 7:30 della sera, la mattina, fino alle 7:30 della sera, sempre qua dentro. Andava solo a pranzo e poi ritornava qua dentro, insomma, quindi sempre qua dentro è stato. E lui riparava, creava? Lui creava, faceva caldai, conche, sorelli, cucchiare. La cucchiara è questa qui. Questa serviva per prendere la pasta, la pasta fatta in casa, dal caldaio. E poi appunto lo conoscevano tutti, in provincia di Frosinone lo conoscevano tutti, perché le conche che faceva erano pochi a farle, insomma. Ma tu ci stai parlando di sorelli, caldaie, conche, ma che cosa sono questi oggetti? Allora, il caldaio era in dialetto il callaro, lo callaro oppure lo pignato, e la conca era lo concone che... Questo l'ho fatto io e questo ce l'ho ancora, questo l'aveva fatto papà 70-80 anni fa. E questo le donne lo prendevano? Questo le donne lo prendevano, se lo mettevano in testa. Alla fonte pubblica, alla fontana, e prendevano l'acqua e col sorello, col manico naturalmente, e se beveva. Certo. Così. Mentre il caldaio dov'è? Caldaio, questi piccolini, io faccio questi piccolini perché... Questa è una miniatura, chiaramente. Sì, miniatura, ma ecco, ho questi grandi, lo prendo? Questo è un pignato vecchio che mi hanno portato a aggiustare perché c'è qualche buchetto. Ma col pignato oppure callaro in dialetto, insomma, si faceva tutto, si cuoceva la pasta, si cuoceva la verdura... La polenta. Si scaldava anche qualcosa per gli animali, forse, nelle case povere. In campagna usavano per cuocere quello che davano da mangiare agli animali. Adesso non lo so quello che ci facevano. Veniva messo sul camino ed era retto, diciamo, da anelli, no? Ad un'asta? No, dal... Ah, proprio sul braciere. Dal treppiede. E se ci cuoceva tutto qua dentro. Franco, hai imparato, lavorando a bottega con papà, la preziosa arte della lavorazione del rame. In passato con lui hai creato utensili, callari, conconi, eccetera. Ma poi sei diventato un artista, hai usato questo materiale per creare qualcos'altro. Sì, poi c'era un professore che insegnava a Frosinone, che abitava qua vicino da noi, e veniva sempre a prendere il rame e io glielo portavo a casa e vedevo che faceva i quadri. Così mi fermavo a guardare poi ho iniziato da solo a farli e sembra che venivano bene e ho continuato. Quindi adesso, oltre agli utensili che faccio quando me li chiedono, perché siccome il rame costa un sacco di soldi,
il rame costa un sacco di soldi, allora faccio il tempo libero, faccio i quadri, li metto qua, poi qualcuno... E i soggetti, come li scegli i soggetti? I soggetti io li faccio, me li invento io, oppure quando me li chiedono e vogliono proprio qualcosa di particolare, mi dicono: guarda, il disegno l'ho visto, fammi questo disegno, io glielo faccio, insomma. E Franco, allora adesso potresti mostrare a noi, ai nostri telespettatori, qualche fase della lavorazione del rame? Sì, ecco, io stavo facendo uno sorello e adesso mi siedo alla sedia e batto e lo batto, poi metto il manico e vediamo come viene, insomma, ecco. Bene, ti guardiamo con molta attenzione e curiosità, grazie. Allora taglio pezzetti di rame per fare dei chiodi, per poi mettere il manico al sorello. Il chiodo si fa come un cartoccetto, come quelli che si usavano per le cerbottane da ragazzini quando si giocava, no? Stringe, si mette al buco della chiodara, questa si chiama chiodara perché fa i chiodi. E questo è un chiodo per poi mettere il manico al sorello. Che fai, Franco? Sto facendo il becco alla sorella. Altrimenti poi non si poteva bere, no?
Beh, quando è battuto, si è affinato tanto, eh. E adesso cosa ti manca, Franco? Adesso manca da metterci due chiodi e il prodotto è fatto. Sorello è pronto. Pronto per bere. Una cosa importante è che per bere poi il sorello si stagnava, cioè se ci passava lo stagno vergine senza piombo, stagno vergine dentro, perché se si lasciava così, stando dentro l'acqua, a contatto con l'acqua, si formava il verderame. Il verderame è tossico, allora si stagnava. Pure la conca per metterci l'acqua doveva essere stagnata. Questo è un oggetto di rame che mi hanno per fare, questo serve per fare i dolci, no? Per fare le pizze sbattute. Me l'hanno portato per fare stagnare, io gli devo ridare la stagnatura con lo stagno vergine. Bene Franco, per un attimo ci hai fatto tornare indietro al passato di questo borgo che mi dicevi era pieno di botteghe. Ah, questo via Cavour, dalla Piazza dell'Erba, penso che siete pratici della Piazza dell'Erba, dalla Piazza dell'Erba fino a Santa Croce c'erano 52 attività commerciali e artigiane. 50 metri qua vicino casa c'erano 1, 2, 3, 4, 5 sediari, 3 calzolai, 2 sarti e c'era papà che lavorava il rame. Ma quando i turisti, i visitatori si trovano qui nel borgo, possono venire a curiosare? Sì, io sto sempre, io l'estate, ma pure l'inverno, quest'anno è una cosa eccezionale, se no sto sempre qui, insomma. Franco, ti ringraziamo di cuore e noi continuiamo la nostra passeggiata all'interno del borgo di Santa Croce. Abbiamo avuto una piacevole sorpresa, l'incontro con Franco Passeri è stato davvero interessante, ma in questo rione di cose interessanti ce ne sono tantissime ancora, prime fra tutte le architetture medievali che si conservano quasi perfette, sembra quasi di passeggiare nell'epoca di mezzo quando si attraversano i vicoli del rione Santa Croce, in particolare qui ci troviamo su via Cavour. E su questa via prospetta la cosiddetta Casa Romanica. Vedete che sono all'interno di un'arcata a tutto sesto ribassata che poggia su mensoloni e che inquadra due portali, uno ad arco a tutto sesto ed uno ad arco a sesto acuto. Sopra l'arcone d'ingresso si trova una sorta di piccolo balconcino decorato da archetti ciechi trilobati e su in alto altre due piccole finestrelle con cornici in pietra. Una struttura tipicamente medievale, perfettamente conservata e anche abitata. È una delle tante che potete incontrare passeggiando per i vicoli di Veroli. Quindi proseguiamo da qui alla scoperta di altri interessanti luoghi e scorci del borgo. Thank you.
Mi trovo sui resti di un isolato crollato durante il terremoto del 1915. Qui c'erano, in quell'epoca, delle case in cui avevano sede laboratori di vasai, mentre il palazzo alla mia destra era occupato da una fornace che serviva appunto ai vasai per cuocere le terrecotte. Adesso proseguiamo la nostra passeggiata per via Vergine Maria, che ci condurrà alla porta di Santa Croce. Nei pressi della porta è la chiesa omonima, che visiteremo e dove concluderemo questa puntata. E adesso siamo all'interno della chiesa di Santa Croce, in cui regna la penombra che ci ispira la preghiera. Questa chiesa è stata, come dicevo prima, ristrutturata nel corso dei secoli, ed in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso si presenta con una navata centrale e due piccole navatelle laterali. Io mi trovo sul presbiterio. Dietro l'altare c'è una delle opere d'arte più importanti di questa chiesa, che sono di scuola napoletana. In particolare questa tela ricorda i martiri fratelli romani Giovanni e Paolo, San Giovanni e Paolo. Sono ai piedi del crocifisso. Un'altra tela importante, anch'essa di scuola napoletana, si trova in una delle cappelle laterali. È la tela che raffigura i piedi della Madonna e del Bambino, che sono collocati su una soffice nuvola, San Celestino V e Fra Jacopone da Todi. Papa Celestino V fu eletto dopo diversi anni di vacanza papale in un conclave che finalmente trovò l'accordo di tutti i cardinali su una figura che era stata indicata tra l'altro da Carlo d'Angiò. Celestino V era un eremita, appunto, Pietro da Morrone, e non avendo dimestichezza sostanzialmente con quelle che potevano essere le varie incombenze dell'amministrazione di uno Stato, quale era lo Stato della Chiesa, dopo qualche mese di pontificato rinunciò al soglio papale e quindi è rappresentato in questa tela. È rappresentata in questa tela la sua tiara deposta appunto ai piedi, no? E su in alto, in una cornice, è scritto Exemplum Humilitatis, quindi esempio di umiltà, quindi riferita all'episodio del Papa che rinuncia al soglio papale. Vicino a lui, di fronte a lui, è Fra Jacopone da Todi, è un personaggio questo che entra anche lui nella vicenda del rifiuto di Celestino da Morrone. Infatti, Fra Jacopone da Todi, frate dell'Ordine dei Minori Osservanti, fu colui che propose una campagna pro Celestino V contro il Papa, che venne accusato di essere la causa della rinuncia di Pietro dal Morrone, cioè contro Bonifacio VIII. Quindi sono rappresentati due personaggi di una vicenda che ha interessato la storia della Chiesa nel XIII secolo.
che ha interessato la nostra terra, la Sociaria, poiché, come ricordiamo, Celestino V fu imprigionato nella Rocca di Fumone, la famosa e terribile rocca in cui Bonifacio fu costretto a mettere forzatamente al sicuro il Papa, poiché una parte dell'opinione pubblica e degli ordini monastici aveva accusato lo stesso Bonifacio VIII, al secolo Pietro Caetani, Papa Anagnino, di aver in qualche maniera di essere responsabile della rinuncia al soglio papale di Celestino. Perché questa tela in questa chiesa? Perché essa fu voluta da un vescovo, Monsignor Cipriani, che è stato vescovo di questa città nel 1800 e che apparteneva proprio all'ordine dei Celestini. Altre cappelle nella chiesa ci testimoniano la religiosità di questo rione, ed in particolare ammiriamo la cappella in cui si conserva la Madonna della Pietà. È una statua delicatissima, una Madonna giovane. La Madonna indossa un abito che è stato recentemente donato dalla comunità, un abito bianco, un bellissimo mantello celeste ricco di stelline. Però la Madonna ne possiede uno più antico, che le signore si premurano di farle indossare soltanto una volta l'anno, quando è celebrata la Madonna della Pietà, nella festa del Rione. Questo più antico è stato restaurato dalle monache benedettine, che lo conservano proprio nel loro monastero presso il rione di Santa Maria dei Franconi, che dal lontano Medioevo e fino ad oggi animano un monastero benedettino all'interno della città e sono artefici di meravigliose opere di ricamo e anche di tessuti che essi stesse tessono in telai che sono molto antiche e che esse sole sanno adoperare con tanta maestria. La Madonna della Pietà viene festeggiata dagli abitanti del borgo di Santa Croce la prima domenica di settembre ed è una festa molto antica a cui il rione è molto legato, perché fin dal XVI secolo questa Madonna era la patrona della confraternita dei Vascellari, cioè la corporazione che riuniva i vasai, i ceramisti, che a Veroli, in questo rione, in particolare su via Vergine Maria, erano tantissimi, come vi ho detto già nella nostra passeggiata precedente. Ed era una festa che li legava alla stessa corporazione presente a Roma, a Trastevere. Infatti ci fu una migrazione nel passato dei vasai verolani a Trastevere, dove eressero un altare ad onore di Sant'Andrea, a cui è dedicato il Duomo di Veroli, nella chiesa di Santa Cecilia, e ne decorarono in maniera veramente eccezionale il paliotto con delle maioliche stupende. Quindi la Madonna della Pietà è nel cuore degli artigiani e degli abitanti di Veroli. Questa chiesa, come dicevamo prima, è immediatamente fuori la porta medievale, la porta di Santa Croce, che è l'ingresso a sud al borgo di Santa Croce, a questo rione che già abbiamo visto, che è pieno di vicoli, di fiori, di profumi e anche di suoni. E la chiesa è, anche fa omaggio a quella che è la storia antica del rione, che era ricco, abbiamo detto, di botteghe artigiane, di maestri artigiani, in quanto è arredata da lampadari in ferro battuto, prodotti da uno storico artigiano del borgo di Santa Croce, il maestro Alceste Zeppieri, morto negli anni 90, che ha avuto una brillante carriera di artista più che artigiano, iniziata sin da piccolino, ha studiato disegno e arte alla Fabbrica di Roma e piano piano si è fatta la sua esperienza, anche emigrando nel Sud America nel periodo dopo la guerra, tornando qui con una esperienza maggiore, tanto che i palazzi di Veroli, le case della provincia di Frosinone, ma non solo, anche fuori della nostra regione, fuori della nostra Italia, sono state arredate da opere d'arte realizzate da questo grande maestro che il Rione ancora oggi ricorda con tanto affetto.
Ed inoltre le decorazioni della chiesa sulle campate, sulle volte, sono opera di decoratori verolani. Nel 1800 ci fu una prima ristrutturazione della chiesa in cui lavorò Ludovico Serapiglia, ammirato ed apprezzato capomastro di una bottega di decoratori, che ha lasciato tra l'altro la bella tela della Madonna della Pietà che si trova entrando proprio subito nella cappella della navata di destra, una delicata Madonna con le mani giunte e ai suoi piedi degli angioletti che portano cesti con dei cuoricini che potrebbero simboleggiare le opere buone del cristiano, del fedele, e a destra un altro angioletto che invece porta un cesto di delicati fiori. E, mentre su in alto le decorazioni della volta furono invece realizzate ancora da un verolano, dal maestro Rodolfo Mauti, nella ristrutturazione che questa chiesa ha avuto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, grazie all'interessamento della comunità e del parroco Don Mario Simoni. La facciata della chiesa di Santa Croce risale agli anni 50 e fu realizzata in occasione della ristrutturazione della chiesa stessa danneggiata dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Questa facciata è impreziosita da reperti archeologici di varia provenienza e di varia epoca ed in particolare alcuni di essi provengono dalla non più esistente chiesa di San Pietro, che è legata alla storia dell'invenzione del corpo di Santa Maria Salome, patrona della città. Al lato della chiesa si trova una piccola cancellata che mette in un giardino delicatissimo. Sull'arco d'ingresso una piccola testina in pietra ricorda il cardinale Francisco Quiñones, mentre all'interno una delicata Madonna in terracotta ci ricorda l'attività dei cocciari.